Ciao a tutti amici di BC Sport, 18ª tappa e anche se non si può mai dire, anche se non si dovrebbe dire, il tour sembrerebbe essere finito. Ha vinto il più forte, oggi Vingegaard ha dimostrato come già ci aspettavamo ieri di essere il più forte in salita, soprattutto in una tappa dura come quella di oggi e quindi niente, è stato bellissimo vedere Pogačar provarci in tutti i modi, forse pur sapendo di essere inferiore e infatti tutti gli scatti che ha fatto, devo dire la verità, io al posto suo non li avrei fatti perché comunque quando fai degli scatti del genere così brutali in faccia a un avversario che è visibilmente più forte di te è facile che finisci solo per farti del male da solo. Niente, ha provato poi ad attaccarlo anche in discesa e anche lì facendosi del male ancora perché poi è caduto, Vingegaard, insomma l'abbiamo visto tutti, è stato un signore aspettandolo, è stato veramente un momento di sport bellissimo e niente, poi insomma anche grazie a una tattica della Jumbo direi perfetta, Vingegaard si è ritrovato anche Van Aert che è stato oggi strepitoso, pazzesco, ma non aveva neanche bisogno di dimostrarselo perché lo sapevamo già, si è trovato sull'ultima salita, sembrava quasi addirittura che a un certo punto Van Aert volesse andare a prendere la vittoria di tappa, però mancava ancora tanto, mancavano ancora 6 km e comunque erano a 30-40 secondi. E quindi in realtà io do ragione alla strategia, ancora una volta, do ragione alla strategia della Jumbo che ha preferito comunque concentrarsi su Vingegaard e sulla vittoria del Tour de France perché se avessero rallentato per far vincere la tappa a Van Aert, avrebbero fatto in modo che Pogačar potesse ancora fare degli scatti, ancora comunque cercare di fare qualcosa. Invece Kuss ha imposto un ritmo per il quale Pogačar insomma non riuscisse più a scattare, forse anche a causa della caduta. E quindi poi a un certo punto Van Aert si è messo a disposizione, ha fatto una menata incredibile, ha fatto staccare Pogačar a quel punto per Vingegaard. Era fatta, gli ha aperto la strada e Vingegaard ha fatto insomma una conclusione, la conclusione che doveva fare, la conclusione che tutti aspettavamo, è il più forte, ha vinto il più forte, è stato un tour pazzesco, non è ancora finita ovviamente, ci godremo la tappa di domani e la cronometro per poi finire sui Campi Elisi nei quali tra l'altro anche lì Van Aert potrebbe poi andare a coronare questo Tour de France pazzesco come ha fatto l'anno scorso. Ciao a tutti!